In studio Marco Scavino. Bentrovati, nuova edizione del nostro telegiornale. Come ogni venerdì, in apertura il punto di Massimo Giletti. E come ogni venerdì, buon pomeriggio e buon pomeriggio a Massimo Giletti. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio alla Sicilia. Allora Massimo, ci siamo, Camera e Senato hanno dato l'ok, hanno votato la fiducia a questo nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. È stata una settimana intensa. Come vedi allora tu questo governo, ma soprattutto come vedi l'Italia che vorrà cambiare la Meloni? La vedo, ma guarda, io partirei da una cosa che secondo me tocca anche un po' la Sicilia e il Sud. Ho letto grandi polemiche sulla parola merito che è stata messa al centro anche della scuola, no? Nel nuovo ministero. Ma forse chi contesta questa parola non ha ben presente la Costituzione, che contiene proprio una parola chiave che va in quella direzione, meritevoli. Allora, che cosa deve fare la scuola se non premiare i meritevoli, se non porre al centro il merito, ma anche a livello degli insegnanti? Forse chi difende, chi attacca questa parola non ha ancora capito che la scuola oggi in Italia è già diseguale, perché, e qui vengo alla Sicilia e vengo al Sud in generale, io ho una convinzione che chi fa un giro nelle scuole siciliane vede come sono messe molte scuole siciliane, vede come sono messe molte scuole del Sud, certamente non sono come le scuole del Nord. E questo è già diseguaglianza, questo è gravemente diseguale. Quindi la scuola oggi non è uguale per tutti, come si dice, ma mette in grande difficoltà chi vive in certi territori. E anche lo stesso tasso di non frequenza nella scuola a Sud è altissimo, ci sono le zone di Palermo, di Napoli, Catania, dove i ragazzini non vanno a scuola. E anche questo è diseguaglianza, anche non lavorare su questo già ti pone la diseguaglianza tra nord e sud, che non deve essere il vero obiettivo di questo governo, perché un sud ricco, un sud migliore, un sud su quale investire non può che far bene al nord. Questa è la verità che si fa fatica a capire. Quando io faccio le mie battaglie contro le realtà del sud, le faccio perché ho la convinzione che questo aiuti il Sud e aiuti l'Italia. Colpire chi non fa, chi fa finta di dire che va tutto bene al Sud, che funziona tutto, favoriamo la diseguaglianza. Io invece penso che bisogna favorire il merito e favorire chi anche a Sud lotta in condizioni molto più complicate. Quindi tu, se ho capito bene, sei d'accordo a questo nuovo nome del Ministero, Ministero della Pubblica Istruzione e dei Meriti, così come l'ha voluto chiamare la Meloni? Ma sai, io sono uno molto concreto. A me, francamente, quando iniziamo a perdere tempo a discutere in Parlamento se uno debba chiamarsi il signor Presidente o la signora Presidente, se si deve chiamare, ma scusate, ma qualcuno di questi maledetti e benedetti politici si rende conto che i problemi del paese non sono se il ministero si chiama del merito o della... ecco, diciamocelo così, ecco, si rende conto che i problemi sono investire nell'edilizia scolastica, nel dare un sostegno concreto a creare dei professori che sappiano insegnare, che abbiano la passione da trasmettere agli allievi? Stiamo ancora a parlare di nomi, ma a me la guerra delle parole non mi è mai piaciuta e non mi è mai interessata, perché nasconde attraverso la parola la disfatta del contenuto. Io credo che con tutti i problemi che questo paese ha in questo momento e che avrà nei prossimi mesi, l'energia, bollette, disoccupazione, problemi che deriveranno dalla revisione del reddito di cittadinanza che sarà fatto sicuramente, ecco, questi sono i problemi veri. Di mandare avanti l'economia di questo paese, perché come dice la Meloni siamo una nave molto bella, ma siamo anche una nave molto faticosamente messa in porto, messa in mare, e quindi i problemi veri non sono le parole, ma sono i contenuti, i fatti.
Questa è la realtà. È ora di finirla di giocare sulle parole. Bisogna dare fatti veri, reali. Se la strada per andare a, quando io tutte le volte andavo a mezzo chiuso, sono 30 anni che da Palermo a mezzo chiuso è in quelle condizioni. Ma lì che cavolo devono pensare gli abitanti di quella zona? Che la strada la si vuole fare o che la chiamiamo autostrada della bellezza e poi non hai neanche 10 km di seguito fatti bene? Io penso che la gente si sia stufata delle parole. Ecco perché ha votato la Meloni, perché alla fine abbiamo votato tutti in questo paese e nessuno ha risolto negli ultimi anni nulla. E alla fine si arriverà come ultima speranza a lei. Secondo te il fatto, dicevi tu poc'anzi, appunto il reddito di cittadinanza, la stretta sul reddito di cittadinanza, conosciamo tutti insomma la filosofia politica del governo di centrodestra, potrebbe aumentare ancora di più la disuguaglianza tra il nord e il sud? Ma i dati sono evidenti, tra Sicilia e Campania c'è il livello più alto in assoluto, praticamente quasi la totalità dei percettori di reddito di cittadinanza si trova in Sicilia e in Campania. Io ho la mia visione delle cose ed è evidente che il reddito di cittadinanza, così come è stato concepito, è stato un fallimento, è un errore gravissimo, perché ognuno si fa la sua autocertificazione, si dichiara straordinariamente nulla tenente, nulla facente, eccetera, e percepisce i soldi con un'autocertificazione. Questo va a discapito di chi ha veramente bisogno. Quindi noi stiamo mantenendo, secondo me, centinaia di migliaia di persone che potrebbero fare tutt'altro. E andiamo a non sostenere chi magari ha davvero bisogno. Quindi bisogna mettere mano e rivedere, soprattutto il controllo va fatto prima, non dopo, perché dopo non recuperi più niente. Ti faccio un esempio banale: a Genova, quindi non sto parlando di Sicilia profonda, di Campania, no? Come sempre vengono messe al centro di mille situazioni non belle, di Genova, un'inchiesta su 3 centri, i famosi CAF, dove si sviluppa tutta l'attività di sostegno di un certo tipo di mondo, sono andati, la finanza ha fatto un'inchiesta, il 65% dei percettori di reddito non ne aveva diritto, il 65%, la maggior parte erano stranieri, quindi neanche italiani, che prendevano il reddito e attraverso una serie di situazioni molto particolari, attraverso dei commercianti compiacenti extracomunitari, avevano in cambio della famosa tesserina dei soldi molti meno in contanti che spedivano all'estero, quindi quei soldi non rimanevano neanche in Italia. Allora, prendere atto che questa cosa qui è largamente diffusa a nord come a sud, mi sembrerebbe l'elemento sul quale iniziare a dire ok, hai davvero bisogno? Siamo sicuri che hai bisogno? Chi sei? Come ti chiami? Controlliamolo attraverso, per esempio, il codice fiscale. Da lì si vedono molte cose. Quindi qualcosa andrà fatto con l'attenzione che bisogna sostenere chi è in povertà. E purtroppo sono sempre di più. Ma il lavoro, i soldi vanno investiti per far partire i lavori. Questa è la realtà. Qualcosa va fatta anche per quanto riguarda l'evasione fiscale, infatti il governo Meloni attenzionerà l'Agenzia delle Entrate per insomma far sì appunto che ci possa essere questa lotta all'evasione fiscale di cui tanto abbiamo parlato. Direttore, io mi diverto, come ti ho detto l'altra volta, a mettere da parte i giornali degli anni. Ogni governo che si insedia, ogni governo che si insedia dice ci sono circa 100 miliardi di evasione fiscale in Italia, che è un dramma vero, perché è un dramma vero, andremo a recuperarli. Io sono sempre fiducioso che si possano recuperare i soldi, ma sono molto scettico, perché purtroppo credo che sia un problema serio del nostro paese. Si pagano troppe tasse, io sono per la linea di far pagare meno tasse, non quel 15% che è incredibile, ma un buon a portarlo al 32, 33, 34%, ma devi ridurre le spese, soprattutto se i beccar e non paghi le tasse ti fai 10 anni di carcere, come succede negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti io andai, mi sembra nel 1991, accompagnai un viaggio
all'epoca lavoravo per Nixon, andai in quel viaggio e vedemmo un carcere perfetto dove tutte le facce erano di signori per bene apparentemente. Io dissi: ma che tipo di detenuti sono? Solo fiscale, reati fiscali, lì non si scherza, e qui riduciamo le tasse, perfetto, chi non le paga si fa 10 anni, e anche questo vedo che si fa fatica a farlo capire. Però mi sembra che la Meloni sia abbastanza decisa, no? Su determinate cose, determinati argomenti, quindi può essere, sì, che ci sia la svolta, ci potrebbe essere la svolta. Ma vedi, la Meloni mi sembra, hai presente Il Signore degli Anelli, il libro molto importante, letto da tutti? C'era un eroe piccolo, sconosciuto, si chiama Frodo, ed era un eroe in lotta per che cosa? Per far sì che si arrivasse alla difesa, difendesse questo mondo idilliaco, questa patria idilliaca. Ecco, lei mi ricorda un po' Frodo, nel senso che difende questa patria che davvero nel suo cuore esiste, perché io la conosco, ha davvero al centro questa difesa della nostra nazione, del nostro paese. Il problema è che non sei solo, per far andare avanti un paese, certo, di 60 milioni di abitanti, hai bisogno di un presidente della regione Sicilia, hai bisogno del presidente della regione Lombardia, cioè tutti devono andare nella stessa direzione, e hai voglia. Per quanto riguarda il terzo polo, l'opposizione è sempre più spaccata, adesso sembra crescere un'intesa tra la Meloni e il terzo polo di Calenda e Renzi, è un tentativo di aprire un canale di comunicazione con i centristi dell'opposizione, secondo te? Ma guarda, politicamente penso che la Meloni abbia bisogno di dialogare anche in Parlamento con le forze non di destra che sostengono il suo governo, perché comunque io, sai, non è che mi fidi tanto dei due dioscuri che affianco, cioè anche l'intervento del presidente del capogruppo della Lega ieri, che in Senato l'altro ieri ha detto attenzione che comunque con la Lega bisogna fare i conti, eccetera, non è un bel messaggio. Berlusconi al suo interno ha un Forza Italia spaccato in due. Sì, sì. E quindi devi necessariamente, proprio per una questione anche di numeri, cercare delle sponde con Calenda e con Renzi, che sappiamo tutti essere molto, Renzi soprattutto, pronto a sostenere determinate scelte e anche a pensare magari di avere in cambio magari delle nomine nelle grandi partecipate di Stato che dovranno essere valutate nel 2023. È necessario, al Senato i numeri sono sempre lì, e quindi avere un sostegno maggiore potrebbe essere utile. Bene Massimo, un'ultima battuta, e il Partito Democratico in tutto questo? Guarda. Ma l'hai visto tu? No, io non l'ho. Io ormai penso, lo dico con tristezza, scomparso. Nel senso che io penso, ma ti fa capire però anche la lentezza del nostro paese, no? Ma ci sono state le elezioni il 25 di settembre. Si è preso una tramvata voluta, perché è chiaro che in un sistema di voto con la legge elettorale dovevi stare unito per avere delle speranze di vincere, quindi loro sono andati al sacrificio sapendo già che perdevano, perché sono andati divisi, quindi hanno fatto una scelta suicida. Ma mi domando, ma devono aspettare fino a marzo per fare un congresso? Ma in un mondo normale, il giorno dopo, non dico il giorno dopo, ma insomma prima di oggi, dopo un mese, ci doveva fare un congresso e dire che cosa facciamo, che leader mettiamo al posto di Letta. Questo dovrebbe essere un paese normale, mentre loro si prendono tempo fino a marzo. Ma mi sembra veramente che adesso, per carità, va bene tutto, però l'energia, la velocità fanno… Se non siamo veloci a reagire in questo mondo, subiremo delle sconfitte pesanti. Mi sembra che siamo ancora ai tempi di Annibale e degli elefanti in certi casi. Bene, grazie Massimo, purtroppo ti devo salutare, ma noi ovviamente ci rivediamo venerdì prossimo. Sempre dentro. Braci, all'interno. Grazie. Di MTG. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, buona giornata. Buonasera, grazie. A tutti, ciao. E un saluto anche ai nostri telespettatori. Ci rivedremo venerdì prossimo con il punto di Massimo Giletti.
Sin qui il punto di Massimo Giletti, la cronaca adesso con i continui arrivi a Lampedusa, dove a largo della Porta d'Europa si intravedono sempre imbarcazioni e gommoni. Nello specifico l'area in questione è Punta Favarolo, dove si registrano le operazioni di sbarco dei migranti. A largo dello specchio d'acqua antistante appunto il Moletto sono diversi i barchini e i gommoni di ogni colore e grandezza che riempiono l'aria. Il molo Favarolo viene sistematicamente bonificato con le autogru che prelevano e portano via tutti i natanti utilizzati, ma come detto è un'emergenza reale, sono continui gli sbarchi e purtroppo anche il recupero delle salme. Cambiamo argomento, sono stati intercettati i resti umani attorno a ciò che resta del Canadair caduto a Lingua Glossa. Sono due intanto i fronti dell'inchiesta aperta dalla procura di Catania: da una parte verificare se sia stato dovuto a un errore di manovra o a problemi di volo o strutturali. Il secondo sulla causa dell'incendio per cui il Canadair 28 era stato chiamato ad intervenire, quindi accertare se è stato appiccato il fuoco o se si sia trattato di cause naturali. Sospese ieri in tarda serata, sono riprese questa mattina sul Monte Calcinera, in territorio di Lingua Glossa, le ricerche dei due piloti che ieri pomeriggio volavano a bordo del Canadair CL415 dei Vigili del Fuoco, precipitato durante un'operazione di spegnimento di un incendio. Si tratta di Matteo Pozzoli, 58enne di Erba, in provincia di Como, e Roberto Mazzone, 62 anni, di Salerno. Pozzoli è un ex pilota dell'aeronautica militare. Uno stallo d'ala dovuto a una manovra sbagliata o un volo a quota troppo bassa, le ipotesi su cui si lavora per ricostruire le cause del tragico incidente alle pendici dell'Etna. Il velivolo, dopo aver eseguito un lancio d'acqua, ha urtato un costone della montagna, è precipitato e all'impatto con il suolo è esploso. I due piloti, decollati da Lamezia Terme, lavoravano per la società internazionale Babcock, che effettua servizi antincendio per i Vigili del Fuoco. Le deflagrazioni hanno causato un incendio che ha reso ancora più difficile l'intervento dei soccorritori e le ricerche, proseguite finché il buio lo ha permesso, con torri, faro, carrello, fari portatili e gruppi elettrogeni della Protezione Civile, mentre con un escavatore si è cercato di creare una pista di accesso. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo, coordinati dalla Procura di Catania, ma la società Babcock ha annunciato di avere aperto una propria inchiesta parallela e ha inviato dei tecnici sul posto. Esprimo profondo cordoglio per la morte dei due piloti impegnati insieme ai nostri uomini e alle nostre donne del Corpo Forestale della Regione e della Protezione Civile in attività di prevenzione e spegnimento di incendi sull'Etna. Sono vicino alle famiglie e ai colleghi di lavoro colpiti da questa tragedia, ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che, allertato dal capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, ieri sera ha seguito con attenzione l'evolversi della drammatica vicenda. Annuncia una linea di ferro il presidente della regione Renato Schifani, aggiornato dell'aggressione che si è registrata questa mattina all'assessorato alla salute ai danni del dirigente Mario La Rocca, che sarebbe stato colpito da un funzionario, da un dipendente della regione, con due pugni al volto. Per La Rocca è scattata una prognosi di 7 giorni per traumi facciali. Schifani invece dice: abbiamo già avviato una verifica interna. Una volta accertato che la responsabilità sia a capo di un dipendente della regione, saremo inflessibili. Ancora la cronaca in primo piano, ma andiamo a Comiso, dove è stato denunciato un uomo con una mazza di ferro in mano. Un uomo di 45 anni inseguiva 3 ragazze nel centro storico della città. Ci troviamo tra via Principessa Mafalda e via Cimarosa. L'uomo è stato raggiunto, ha dato di matto contro gli agenti, li ha colpiti con la mazza e poi è stato fortunatamente
è bloccato. L'uomo è stato segnalato per resistenza a pubblico ufficiale, per porto abusivo di armi e furto aggravato. Ad allertare la polizia erano stati i passanti, gli abitanti di Comiso. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, lo facciamo con il Covid-19. Non ci sarà il bollettino delle ultime 24 ore in questa edizione del nostro telegiornale, perché è scelta del Ministero sospendere il bollettino giornaliero per trasformarlo in settimanale. È uno dei primi atti del Ministro alla Salute Schillaci, che annuncia anche il reintegro dei medici sospesi. Reintegro dei medici sospesi perché non vaccinati, eliminazione del bollettino giornaliero dei contagi che diventerà settimanale. Questi i primi due strumenti adottati dal governo Meloni per il ritorno alla normalità. A poco più di 1000 giorni dalla dichiarazione dello stato d'emergenza internazionale per la pandemia da Covid-19 arriva la svolta determinata dal ministro alla salute Orazio Schillaci. A 6 mesi dalla sospensione dello stato d'emergenza e in considerazione dell'andamento del contagio da Covid-19, si ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno all'era pre-Covid nelle attività e nei comportamenti ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti. È quanto si apprende da una nota del Ministero della Salute. È in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all'obbligo vaccinale, prima del termine di scadenza della sospensione. Nella nota viene espressa anche la volontà di sospendere la pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell'epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che sarà invece ora reso noto con cadenza settimanale, fatta salva la possibilità per le autorità competenti di acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie al controllo della situazione e all'adozione dei provvedimenti del caso. Adesso ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, ma MTG torna tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Sopralluogo questa mattina a Palermo al Policlinico da parte del presidente Schifani è stato rassicurato sui tempi. Entro il 15 di novembre saranno consegnati i lavori definitivamente con le certificazioni, poi l'università installerà le attrezzature. È chiaro il presidente della regione Renato Schifani, che oggi nel corso della visita al Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo ha evidenziato le tempistiche del cronoprogramma. A brevissimo la città di Palermo potrà avere un nuovo pronto soccorso, sale operatore e la degenza relativa alla chirurgia. Il governatore ha voluto verificare lo stato dei cantieri che hanno subito pesanti ritardi e ha ribadito in particolare che verranno realizzati il nuovo pronto soccorso, 4 sale operatori e un reparto di degenza post-operatoria. Correva uno sforzo di tutti, siamo venuti qui a verificare, ho raccolto l'impegno di tutti gli addetti ai lavori, ne siamo convintamente soddisfatti, è un nostro dovere per fare sinergia in un mondo in cui la sanità, in particolar modo nella logica del pronto soccorso, ha bisogno di cura, di attenzione e di sensibilità. Cambiamo argomento, andiamo a Marina di Ragusa, dove il porto è stato acquistato da un imprenditore maltese. A chiarire i contorni dell'operazione il sindaco Cassì. Valentina Frasca. Il porto turistico di Marina di Ragusa, gioiello da 700 posti barca, è stato acquisito dal re maltese dei supermercati, l'imprenditore Paul Gauci. La notizia era nell'aria da mesi e ora si è concretizzata. Ma cosa vuol dire questo esattamente? Nessuna vendita. Il porto turistico nasce infatti con il coinvolgimento e il contributo di una società privata che si è aggiudicata la gara ed è diventata concessionaria. Non c'è né ci sarà mai alcun trasferimento di proprietà. Non è affatto una novità, ma più di un anno che si parla di questo, di quello che è accaduto. In realtà il porto turistico nasce come project financing, quindi la società privata che aveva messo una parte, la metà del denaro necessario per realizzare la struttura, l'altra metà l'ha messa all'Europa. Quella società privata, a seguito di difficoltà economiche, è stata sottoposta a una procedura concorsuale. E il debito ingente che questa società aveva nei confronti delle banche è stato acquisito da un imprenditore maltese. Quindi l'imprenditore maltese, acquisendo
il debito, di fatto diventa il controllore dell'intera struttura, ma non è una proprietà, è sempre una gestione in concessione. Gauci, fondatore e principale azionista del PG Group, che gestisce i due principali ipermercati dell'arcipelago maltese e i magazzini del marchio Zara, avrebbe intenzione di sviluppare case e negozi nelle aree ancora inutilizzate attorno al porto turistico, nonché ammodernare la zona del cantiere per le riparazioni navali. Dall'anno prossimo, inoltre, è sua intenzione avviare dei collegamenti giornalieri da e per Malta. Il nuovo consiglio di amministrazione, quindi della società Porto Turistico Marina di Ragusa, ha ottenuto tutte le autorizzazioni per poter stabilire una linea di collegamento tra Malta e Marina di Ragusa, il porto di Marina di Ragusa, tramite appunto un catamarano da circa 400 posti, che porterà sicuramente turisti e porterà quindi economia al nostro territorio. Presentato il calendario dell'Arma dei Carabinieri, Veronica Puglisi. È la natura la protagonista del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri edizione 2023. 12 tavole dedicate al tema della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. L'opera è stata presentata questa mattina. Il progetto porta la firma dell'agenzia Armando Testa. Ciascuna delle favole artistiche del calendario parte da un elemento appartenente all'universo visivo dei Carabinieri, rivisitato e interpretato in una chiave iconica. Il ricavato delle vendite sarà devoluto alla struttura complessa di pediatria oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Il progetto è stato illustrato anche in provincia di Ragusa. Recentemente sono stati rinnovati anche due articoli della nostra Costituzione, proprio per far diventare patrimonio granitico del nostro sistema normativo la tutela dell'ambiente. Parliamo dell'articolo 9 e dell'articolo 41, laddove viene riconosciuto che la Repubblica tutela l'ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità anche nell'interesse delle future generazioni. Adesso parliamo di una bella iniziativa, bambini che grazie ad un corso sul riciclo dei materiali ha creato dei giochi per gli amici a quattro zampe, guardate. Una bella iniziativa con un duplice nobile scopo: sensibilizzare i più piccoli alla tutela dell'ambiente attraverso il riutilizzo di materiali riciclati e donare nuovi giochi ai cani che si recano quotidianamente nelle tre aree di sgambamento di Modica Sorda, Modica Alta e Modica Bassa. L'idea è di un noto punto vendita di Modica dedicato agli amici a quattro zampe, che per tre giovedì consecutivi ha dato appuntamento a 15 alunni delle scuole elementari in un laboratorio all'aperto, realizzato anch'esso con materiali riciclati e nel quale i bambini hanno lavorato questi materiali fino a farne giochi per cani che ieri pomeriggio sono stati consegnati. Abbiamo pensato di creare questo laboratorio che si chiama Riciclart e l'abbiamo pensato pensando ai cani e ai bambini. I bambini sono stati molto entusiasti nell'essere partecipi di questo progetto e oggi finalmente concretizziamo proprio la posa dei giochi. Li doniamo alla collettività, li doniamo alla città di Modica. Sono andata in qualche scuola, hanno tutti ben visto il progetto. Sono stati dei pomeriggi di festa perché abbiamo pensato a farli lavorare ma al tempo stesso a farli divertire, a farli giocare. C'è stato anche il momento della merenda. Noi abbiamo pitturato delle cose per giocare per i cani e poi quando qualche giorno abbiamo fatto queste cose siamo venuti qua e poi basta. Ma ti piacciono i cani? Certo, sì. Ti piacciono tutti gli animali, vero? Sì. Noi abbiamo costruito giochi per cani, abbiamo costruito le ruote già fatte, però le abbiamo colorate, abbiamo colorato i manichini lì sotto. Senti, ma è stato divertente? Quanto? Da 1 a 10? 100. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più in queste giornate che avete dedicato ai nostri amici animali? Tutte. Io sono venuta dopo, quindi ho fatto le gambe. E braccia. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto e buon proseguimento su Video Mediterraneo.